Campionato di calcio. Ancora mezz'ora manca alla partita e già lo stadio pullula di gente. Qualcuno ha rinunciato ad una gita pur di seguire la squadra che è in cuor sente. Passano 5, 10 e più minuti. Lunga è l'attesa e grande è la speranza. Ma gli ultimi secondi sono scaduti, i giocatori sono pronti nella stanza. Ecco scandire infatti a perfezione l'altoparlante i nomi degli attesi. Ad ogni nome s'alza un'ovazione, ad ogni nome quanti cuori appresi. Al fin compare dal sottopassaggio il primo bianco-azzurro e poi il secondo. Eccoli ormai, sono tutti lì. Coraggio, che la vittoria sarà nostra in fondo. Posta è la palla già al centrocampo, manca un sol fischio perché il gioco inizi. Di tante cure, come in un sol lampo, non restano né cor né pur gli indizi. Non sarai mai sola. Vola. Ed ecco al fin l'arbitrator dal via e corre già la sfera in ogni lato, mentre la folla spera in compagnia che verso i suoi sia benigno il fato. Ma, tristo fato, un improvviso attacco degli avversari nell'azzurra porta induce il tondo cuoio ed uno smacco sembra la rete per la gente smorta. Torna la sfera al centro e nel pareggio spera oramai la tifoseria che muta pur ristà temendo il peggio. S'ancor facesse gol la pallaria, ma o somma gioia degli spettatori, ecco che un tiro più degli altri forte viene a premiare d'un tratto i giocatori. Della partita in parità la sorte. Fervo gli amplessi fra gli atleti in campo e forza Lazio gridano tutti in coro. Per gli avversari più non sarà scampo, or la vittoria non sarà più loro. Vola, un'aquila del cielo, più in alto. Giunge intanto l'ora del riposo, che per il tifoso è l'ora dell'ansietà. Non essere spettator così smanioso, ben presto il gioco si riprenderà. Tornano infatti 25 in terra e senza indugio inizia la ripresa. Già l'ala azzurra un grande tiro sferra, ma dal portiere viene la palla presa. Tutta la squadra ormai corre all'attacco, sempre di più sospinta dalla folla. Passa la sfera l'ala al centrattacco, parte un gran tiro che la rete crolla. Quale cader di frana sopra i monti, ruina valle tutto travolgendo, o terremoto che sradica i ponti d'intorno a sé la terra sconvolgendo, s'eleva in alto tale nell'arena, cupo il boato per la bella rete segnata dalle aziani, e più non frena la gioia e il tifo che di Niche ha sete. Vesti quegli altri, i biancazzurri lieti, tornano al centro tutti i giocatori, le ostilità riprendono gli atleti, come diversi sono i loro cuori. Ed ecco impendellare uno sgambetto, a gambi in aria manda un giocatore, e biancazzurro palla sul dischetto, decreta infatti l'arbitro il rigore. Muta la folla assiste alla rincorsa di quel campione che s'accinge al tiro, che minerà in rete la sua corsa, o al lato finirà la sfera e il giro. Ma ancor finisce il cuoio tra i due pali e ancor di più rallegranzi i tifosi. Forse ora altrove non vi sono mortali che in tanta festa siano e si gioiosi. Segnato ormai è dal destino la gara ed ecco infatti il triplice fischietto. Esultano i laziali a bocca amara, escono gli altri con tristezza in petto. Così finir potrebbe una giornata dell'avvenire d'oggi o del passato, del giron di ritorno dell'andata, una giornata del gran campionato.